Ciao a tutti, oggi vorrei far vedere come approcciarsi al pilotaggio del drone per tutte quelle persone che si stanno avvicinando a questo oggetto meraviglioso, però pericoloso se non viene usato come si deve. Mettere i paraecchie sempre per riparare eventualmente da un contatto con rami, con tutto quello che può essere pericoloso che vada a toccare lo eliche. Prendiamo radiocomando. Le antenne devono essere così, rivolte quasi in verticale. Schiacciamo 1 e 2 prolungato e il radiocomando è attivo. Andiamo sul... ecco, si accende l'applicazione e andiamo ad agganciare il radiocomando all'imbragatura. A questo punto schiacciamo qui sull'interruttore della batteria una volta e la seconda prolungata. Vedete qua. Adesso il drone è pronto per collegarsi con i satelliti che permetteranno il volo assistito. A questo punto facciamo la calibrazione del drone e prenderà la posizione di dove siamo, perché se dovesse succedere che perde il segnale non riusciamo a ricontattare, il drone in automatico ritorna da dove siamo partiti. Quindi adesso facciamo la calibrazione. La calibrazione si effettua così: giriamo su noi stessi con il drone in orizzontale a 360 gradi, lampeggia anziché giallo verde, e in verticale così, e cambia il colore da verde a giallo. Così partiamo e vedete che la stabilità, andiamo su, vai su, eccolo qua. È stabile ma non molto. Adesso possiamo andare all'inquadratura. Questa operazione fatela logicamente quando sarete più esperti. Adesso proviamo il decollo in automatico. Fatta in automatico e rimane lì. Ok. Questo per le prime volte sarebbe consigliabile. Sempre stando a una distanza di sicurezza per me. E poi si può pilotare, vedete? E vai su, allargati un po', ma Carlo, bravo, allargati che lo facciamo andare su.
su e indietro, così vedi. Se sei allargato rimani così, bravo. E questo è, vedete com'è stabile, lui rimane in questa posizione. Adesso lo facciamo tornare, scende e avanti, così. Facciamo scendere, lo facciamo anche in questo momento, lo facciamo atterrare in automatico. Adesso state a vedere, schiacciamo il suo e confermiamo l'atterraggio in automatico. Adesso lui atterrerà in automatico, ecco qua, e si spegne per conto suo. Queste sono, diciamo, le primissime nozioni di quello che è, di come farlo partire e tornare. Insegnamenti per poter usare in sicurezza, e fatelo sempre dove in assoluto non ci sia nessuno, tipo come qui, dove siamo solo noi, siamo su una montagna, in poche parole non c'è nessuno nel raggio minimo di 7-8 km, e quindi va bene così. Questo è tutto per questo primo video tutorial per i primissimi approcci al drone. Questo drone è un Phantom 3 Professional. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Oggi con Carlo abbiamo fatto questa prima esperienza di video tutorial con telecamera professionale e con il drone, e che ho fatto, abbiamo provato e ha provato anche Carlo in volo in zona di assoluta sicurezza, perché queste cose si devono fare in assoluta sicurezza, quindi in zone molto aperte, in zone isolate dove non ci siano case, persone, tutto, appunto perché se dovesse succedere qualcosa perlomeno non si va a fare dei danni a cose e persone. Ok? L'esperienza come è stata? Molto bella, sono un po' ansioso a provare il drone, però sono un po' alle prime armi mi mette ansia perché ho paura di rompere qualcosa, però è stato bello alla fine. Con la telecamera come ti sei trovato? Con la telecamera mi sono trovato bene fin dall'inizio, appena mi ha spiegato due o tre cosette ho capito subito, una bella esperienza. Grazie al nonno che adesso mi sta facendo seguire le sue orme e cercare di imparare a fare i video, queste cose qui. Va bene, ciao a tutti. Ciao. Ci vediamo al prossimo tutorial.